Super 8 Race, una cosa che adesso vi spiegheremo e che in parole semplici vorrei definire una sorta di Coppa America del mondo d'altura, invece che, diciamo, rimanere nelle acque interne. Super 8 perché? Genova. Per noi Genova è nord del Mediterraneo, è la mia città, io sono genovese, credo che Genova abbia tutte le ragioni e tutti i motivi di avere un palcoscenico veramente internazionale. È uno sforzo che abbiamo già fatto grazie a tutte le istituzioni della città che ci hanno supportato, a Ucina, alla federazione, portando a Genova una tappa di Coppa del Mondo delle classi olimpiche. E qui abbiamo pensato, ma perché noi italiani per una volta non possiamo essere i defender di qualche cosa? Perché non possiamo essere noi italiani a lanciare una sfida agli altri? E così è nato il concetto di Super 8, quindi avere una barca italiana che su un percorso praticamente tutto mediterraneo, tutto italiano, lanciasse la sfida a tutte le altre barche simili in questo momento nel mondo. È un concetto che con Stefano Sturlese, che parlerà dopo di Blue Water, è nato un po' di tempo fa, poi ne abbiamo parlato tante volte insieme, lui l'ha perfezionato e alla fine siamo arrivati a questa formula. Perché Super 8? L'idea è quella di avere un triple match, quindi un defender e due sfidanti che avranno la possibilità di, con un sistema innovativo anche di partenza, di partire da Genova, raggiungere un cancello a nord della Giraglia, dove il primo deciderà se lasciare la Corsica a destra o a sinistra, il secondo potrà decidere di andare con lui, in quel caso il terzo dovrà andare dalla parte opposta. In pratica, in questo modo, ci saranno sempre due barche da una parte della Corsica e una barca dall'altra parte della Corsica, ovviamente sfruttando in questa situazione i periodi dell'anno dove il meteo è più incerto, cosa che aprirà molto l'aspetto tattico e strategico della regata. Ci sono moltissimi altri dettagli che poi magari Stefano vorrà illustrare meglio di me, ma incrociando, passando dalla Corsica, passando per Bonifacio, tornando giù verso la Sardegna e tornando su al contrario, si crea questo 8 nel Mediterraneo che pensiamo possa essere compiuto intorno alle 45-50 ore. Ci sarà anche ovviamente il record man mano che le edizioni andranno avanti. Quindi l'idea è avere il Maserati che lancia la sfida, avere queste barche molto belle, molto spettacolari qui a Genova. Vedremo se è in Porto Antico, ma penso senz'altro di sì, per tutta la cittadinanza, con un villaggio che parlerà di vela insieme a quello che sarà a supporto della federazione, e promuovere questa vela così spettacolare in un concetto di triple match: uno difende e due attaccano. Questo è un po' lo spirito di Super 8. Facciamo parlare il defender, due immagini per vedere di cosa stiamo parlando e cosa vi vogliamo portare. Beh, innanzitutto un saluto a tutti i presenti. Ovviamente noi di Maserati siamo onorati, siamo molto felici di essere i defender di questa nuova regata così avvincente. Spero soprattutto che i nostri concorrenti di sempre, Argo, Powerplay e gli altri Multi 70, vengano all'appuntamento. Penso che ci sono ottime possibilità, perché la regata è molto moderna, molto diversa dalle altre, ha molti concetti assolutamente rivoluzionari, e penso che sarà una regata super interessante, molto combattuta e molto bella anche da seguire. Quindi speriamo di prendere la partenza di questa regata al più presto, noi ci siamo.
Buongiorno a tutti, io ringrazio voi per questa bella idea che ci consente di venire a praticare la nostra vela nel nostro mare, nella speranza che anche gli altri trimarani come noi vogliano cogliere la sfida e venire a fare questa bella regata qui. Grazie. Allora, innanzitutto grazie dell'invito, grazie a Riccardo perché abbiamo seguito insieme a Stefano la nascita di questo evento e l'abbiamo condiviso con il nostro sindaco, che sapete che ha la passione per la vela, che è molto dispiaciuto per non essere presente oggi, ma ringrazia per ciò che viene fatto sempre nella nostra città per la vela. Diciamo che per noi l'orgoglio di rappresentare la nostra città è presente e che viene enfatizzato dall'evento del Salone Nautico. Questo Salone Nautico che è sempre di più mirato alla valorizzazione del nostro territorio, inteso come rapporto tra la città e il mare. E quello che ci preme ricordare è che la nostra città è una città all'interno della quale la vela deve essere sempre più valorizzata come sport, in realtà che deve essere portato a livello di bambini in modo tale che si possa portare avanti la passione della vela dall'inizio fino poi alla crescita e a far sì che diventi poi uno sport della famiglia. Il mare accomuna tanti valori della nostra città e con la nuova giunta si è deciso, che ormai siamo qua da 2 anni, si è deciso che questi edifici e questo lotto debba poter diventare il lotto della nautica. E quindi è stato messo in campo un progetto di rigenerazione urbana che prenderà in considerazione la demolizione di alcuni edifici e il recupero del palazzetto dello sport. Il primo intervento sarà appunto il palazzetto dello sport, che sarà dedicato a uno spazio proprio sportivo, inteso sia come spazio per il commercio che spazio per la valorizzazione delle attività sportive che potranno essere svolte nel suo interno. È importante che venga valorizzato sempre di più il nostro territorio e soprattutto quelle che sono le nostre strutture, perché come dicevamo con Riccardo abbiamo una potenzialità di spazi per ospitare quella che è stato il primo evento dello scorso anno d'aprile, che ha avuto un successo incredibile perché è stato possibile, grazie all'intervento appunto e alle idee che ha avuto Riccardo, portare e valorizzare un'area e far capire che questo tendone può diventare uno spazio al di sotto del quale possono succedere una serie di attività, e anche il padiglione di Jean Nouvel è un padiglione all'interno del quale possono succedere, grazie alle altezze interne, grazie agli spazi piuttosto ampi e questa pilastratura assolutamente diradata, dà la potenzialità di far sì che nella nostra città questo venga riconosciuto come luogo della nautica e come luogo all'interno della quale possano avvenire non solo il Salone Nautico ma tutte le attività sportive inerenti l'acqua, il mare e soprattutto inerente alle attività velistiche. Quindi io ringrazio per quanto è stato fatto sia come assessore sia come giunta e come sindaco e spero di poter portare avanti il più possibile e di valorizzare le capacità di alcune persone della nostra città che hanno fatto della loro passione velistica la possibilità di far sì che la nostra città possa essere rilanciata a livello internazionale e non solo nazionale ma soprattutto internazionale sul campo dello sport e della valorizzazione di questi spazi. Grazie. Negli ultimi 2 anni stiamo lavorando insieme alla Federazione Italiana Vela e abbiamo portato eventi importanti, prima dalle classi olimpiche col CICO
che è stato un risultato importante per la nostra città dopo tanti anni ospitare un evento così importante con atleti così importanti, sì, ma soprattutto atleti che hanno voluto regalare emozioni uniche alla nostra città, non solo agli appassionati di questo bellissimo sport, ma anche coloro che si sono avvicinati per la prima volta. Questo è stato possibile grazie al grande lavoro dei circoli che la nostra città ha, quindi tantissime bellissime realtà che hanno collaborato con noi per la riuscita sia dei CICO sia della tappa che abbiamo ospitato ad aprile con un importante risultato di atleti partecipanti da tutto il mondo. Ci stiamo lavorando, tra poche settimane ospiteremo un altro appuntamento importante, quello della Vela 2.4, anche per i disabili, che sono un fiore all'occhiello a livello internazionale, che hanno ottenuto risultati importantissimi. La nostra città si sta attrezzando affinché si possa portare eventi veramente di pregio a livello, non solo a livello locale, nazionale, ma anche internazionale. E ricordava Riccardo lo sforzo che abbiamo fatto grazie alla collaborazione di tutti coloro che hanno dato veramente un aiuto concreto per realizzare questi eventi. Un lavoro difficilissimo, una realtà non facile, ci sentivamo, posso dire, quotidianamente per cercare di dare un servizio all'altezza, insomma, della città e soprattutto di questi eventi. Quindi voglio ringraziare Ettore e Francesco perché ci è stato vicino in quei momenti, tutta la federazione che, insomma, abbiamo l'onore di ospitare e la sede nazionale di una grande federazione che è proprio la Federazione Italiana Vela. Tutte le federazioni, insomma, hanno casa a Roma, noi abbiamo l'onore, il piacere e la fortuna di ospitare questa importante federazione nella nostra realtà. Il prossimo anno sarà un appuntamento importante, ci stiamo lavorando tutti assieme. Sì, la nostra città, come ricordava Riccardo, ha voluto presentare una candidatura ambiziosa e importante e nei prossimi giorni, nei primi giorni di ottobre, avremo una delegazione estera che valuterà l'impiantistica sportiva nella nostra città, la bellezza di una città indubbiamente forse più affascinante del Mediterraneo. Abbiamo, insomma, un lavoro difficile per far sì che Genova nel 2023 sia capitale europea dello sport. Questo sarà un obiettivo che questa amministrazione vuole porsi come prioritario. Vogliamo lavorare con il mondo sportivo, con gli appassionati, ma soprattutto con le aziende che creano opportunità di crescita, perché poi lo sport, noi siamo in una realtà stupenda, in questi giorni possiamo vedere quante aziende del settore danno opportunità di crescita, creano un volano importante per la nostra realtà. Anche attraverso lo sport molte persone riescono a trovare occupazione, tante aziende lavorano grazie al movimento sportivo, quindi per noi, insomma, lavorare a fianco a voi per dare opportunità di crescita è il nostro obiettivo. Grazie Riccardo, grazie alla Federazione Vela per il gradito invito a voi tutti. Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio Riccardo, Stefano per averci coinvolto in questa avventura, Giovanni con Orca per aver lanciato questa sfida. Giovanni, le sfide piacciono anche a noi, ce ne avremo una il prossimo anno molto importante a Tokyo che ci coinvolgerà, e con una tappa di avvicinamento ad aprile sempre qui negli spazi dei saloni nautici con l'amministrazione comunale ancora una volta al nostro fianco. Abbiamo fatto una prima edizione ad aprile scorso, bella, grande partecipazione, grande successo, riuscita molto bene. Ad aprile prossimo avremo la seconda tappa di Coppa del Mondo, che è di qualificazione olimpica, quindi ancora più importante, l'ultima occasione per qualificare le nazioni alle Olimpiadi di Tokyo. E quindi questo salone è nato quest'anno col mood la capitale della nautica, e questi eventi di vela internazionali gli danno ancora più un respiro ampio e la fanno diventare una capitale mondiale della vela a questo punto. E quindi veramente grazie, perché penso che questa
cultura, questa impresa lanciata da Giovanni e dall'Italia possa essere uno stimolo per i nostri giovani che verranno sicuramente coinvolti con iniziative promozionali al villaggio che si realizzerà in occasione dell'evento, e magari potrà essere anche un momento per portare i nostri ragazzi, le nostre squadre che saranno poi a Tokyo d'agosto. Grazie veramente. A questo punto vorrei far intervenire Stefano Sturlese brevemente, che è Blue Water Racing, Singapore, San Diego, un genovese di respiro molto internazionale che vive all'estero da molto tempo, con il quale abbiamo lavorato per questa idea. Stefano. Grazie Riccardo. E due parole su Blue Water Racing. Siamo una società di Singapore che concepisce eventi sportivi marini che realizziamo internazionalmente con partner regionali, e all'inizio di quest'anno abbiamo raggiunto un accordo pluriennale con la Sailing Series International di Riccardo, con cui siamo in contatto fin dal 2008 e abbiamo fatto brainstorming su tanti nuovi concetti che stiamo pian pianino realizzando in diverse parti del mondo, nelle Americhe e in Asia, in concomitanza con altre attività imprenditoriali che io e i miei soci svolgiamo. Siamo qui grazie all'eccellente lavoro che Riccardo e la Sailing Series hanno prodotto in questi mesi fin dal nostro accordo, e per questo voglio ringraziare pubblicamente Riccardo. E prima di ridare la parola e parlare dell'evento, vorrei ringraziare in maniera cronologica tutte le persone che hanno permesso questo nostro annuncio quest'oggi. Innanzitutto Giovanni Sollini, Orca, e tutto il suo team Maserati, che fin da quando l'abbiamo incontrato a tarda primavera con Riccardo a Milano, durante un pranzo, prima ancora che arrivasse l'antipasto in tavola, disse: ci sono, l'idea mi piace, andiamo avanti. E lo voglio ringraziare per tutto lo sforzo che il suo team, i suoi avvocati, il suo studio di marketing di Roma hanno messo in piedi per raggiungere un accordo formale, nel quale abbiamo fatto un accordo quadro per definire il suo ruolo di defender. E vorrei anche ringraziare la città di Genova, che grazie a Riccardo da subito ha espresso un interesse a essere coinvolta e a sostenerci. E noi riteniamo che questo evento possa essere un evento che benefici la città di Genova nel lungo periodo, portando la città e l'evento Super Race nel calendario di grossi team internazionali nel lungo periodo. E un ultimo ringraziamento anche per la Federazione Italiana Vela, che grazie a Riccardo si è unita a noi, anche nell'ottica della nuova disciplina offshore che verrà aggiunta alle Olimpiadi. E riteniamo che l'offshore, questo evento, Giovanni Sollini possono essere un grosso stimolo ed ispirazione alle giovani speranze italiane dello sport. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, Alessandro Mei, signora Palisi di Orca, Simonetta Cenci, Stefano Sturlese e Stefano Anzalone, sottoscritto. Abbiamo qualcosa da bere e da mangiare, di buon auspicio alla nostra vela genovese il più internazionale possibile. Grazie.